Ciao Gemmine! Allora, anno nuovo, cerco di girare con la reflex finalmente. Spero di averla sistemata. Prima mi si bloccava subito il video dopo tipo 13 secondi, ora siamo a 12, 13. Non si blocca! Evviva! Speriamo che non si blocchi presto. Allora, in questi giorni sono iniziati i saldi e ho fatto già due round. Quindi uno qualche giorno fa, uno ieri. Quindi adesso vi faccio due video dei due round dei primi saldi. Vi divido perché sennò verrebbe troppo lungo. Inizio subitissimo con il primo round. Sono stata a Roma Est qualche giorno fa, non mi ricordo. Allora, da Zara ho preso queste ballerine che sono del reparto bambini. Guardate quante sono carine. Oddio, le mette a fuoco, non ci posso credere. Sono delle ballerine con i gattini e le ho prese 38, anche se mi stanno un pochino grandi, magari ci metterò una soletta perché erano scontate, ora non mi ricordo esattamente, tipo da 25 euro a 17, mi pare. E le avevo già viste, mi piacevano tantissimo, però le 36 erano piccole, c'erano anche le 38, mi stavano grandi, però le 37 non c'erano. 37, 37, sono un po' raffreddata. E quindi vabbè, le ho prese lo stesso, non è che mi escono proprio, però magari metterò una soletta in modo che mi stiano un po' meglio. Comunque sono carinissime, le adoro. E poi l'altra cosa che ho preso da Zara è questo maglioncino che era andato tantissimo di moda qualche mese fa, questo corto. E l'ho indossato l'altro giorno, ho messo una foto su Instagram con una camicetta di H&M sotto e sta carinissimo. E questo costava tipo 40 euro e l'ho pagato intorno ai 30 più o meno. Oddio, ce la posso fare con questo raffreddore. E niente, mi piaceva tantissimo, l'ho ordinato anche sul sito ASAP, però bianco con i cuoricini. Questo qui invece è con le farfalline. E mi piaceva tantissimo, poi il pacco di OSAP non mi sta arrivando e quindi non me lo sono lasciato sfuggire, ce n'era solo uno, l'ho comprato, poi se mi arriva l'altro, vabbè, non sono uguali, comunque sono simili. Quindi da Zara ho preso queste due cose. Poi da Oysho ho preso un pigiamino che in realtà il sopra ho preso una felpa anziché la parte di sopra del pigiamino. Allora, il sotto è questo qui. È un amore, guardate, praticamente ci sono Minnie Topolino e Minnie è un cupcake. È delizioso, oddio, come mette bene a fuoco questa macchinetta, l'adoro. Mettimi a me, ok. E quindi questi qui erano scontati da 22,99 a 16,99, quindi ho preso il sopra così e il sotto. L'ho preso così perché il sopra, ho preso il sotto così e il sopra, non so che cosa sto dicendo, sopra, sotto, sopra, sotto. Il sopra l'ho preso così, ho preso questa felpa perché la maglietta non l'ho trovata. Ho preso questa felpa carinissima che si allaccia davanti con un rampo e da una parte c'è Minnie a cupcake con scritto Mrs. e dall'altra parte c'è Topolino a cupcake con scritto Mister. È un sacco carina, c'ha anche il cappuccio, è comunque molto calda e molto comoda, quindi posso anche utilizzarla per dormire o se no utilizzo per dormire un'altra maglietta e poi quando esco dal letto che fa un po' freddo magari mi metto questa. E questa qui non vi ho detto quanto costava, allora costava 39,99 e in saldo costava 27,99, c'era il 30% di sconto. Poi da Pull&Bear ho preso due cose. Ho preso innanzitutto questo cappottino che è bellissimo, infatti ieri l'ho anche indossato. Ora non so come farvelo vedere. È fatto così, un po' lungo e c'ha solamente un bottone abbastanza in basso, vedete? Ed è, aspettate che adesso mi riavvicino, fatto di questo tessuto qui, così, molto molto carino, tipo un po' bordeaux, nero, bianchino, però da lontano sembra bordeaux.
E niente, dietro è normale, tutto liscio, molto carino. Questo qui adesso non mi ricordo esattamente quanto costasse perché l'ho indossato ieri, quindi ho tolto il cartellino, però scontato l'ho pagato tipo intorno ai 30 euro e forse costava tipo 40 o qualcosa in più prima. Comunque l'ho pagato intorno ai 30 euro, che per un cappotto non mi sembra poi tanto, 30 euro, quindi mi è piaciuto tantissimo e l'ho indossato, mi sta benissimo, mi piace un sacco, quindi sono contenta. E poi sempre da Pull&Bear ho preso un'altra cosa, questo tipo cardigan verde, il materiale è tipo così, non mette a fuoco. Ecco, è tipo di lana ma un po' molto morbida, un po' sottile, ed è aperto davanti, non si allaccia, rimane molto morbido. Dopo magari ve lo faccio vedere in qualche video outfit, perché così non è che si capisce molto. Ecco qui, fatto così, c'ha le maniche lunghe con il risvoltino. E questo l'ho pagato da 19,99 12,99 euro. È molto carino, oltre che questo verde c'erano anche altri colori, non mi ricordo, però c'erano altri colori, sono sicura. Poi sono passata un attimo da Zara Casa e ho trovato in saldo i pomelli per il mio mobile, perché volevo cambiarli da tanto. E ce n'è un paio che mi piacciono tantissimo, che però non sono mai in saldo, infatti non c'erano neanche questa volta. E sono dei pallini bianchi con tanti bottoni tutti colorati intorno, che però costano troppo e quindi non li ho mai comprati. E invece ho trovato in offerta a 4,99 euro questi due pomelli a forma di chiavi. Guardate quanto sono carini. Mettimeli a fuochino. Ecco qua, guardate quanto sono belli. Così li metto qui nei due cassettini del mio mobile e sono carinissimi. E appunto li ho pagati 4,99 euro, costavano prima 6,99 euro. Non un grande saldo, ma comunque ci può stare. Poi da Bershka mi sono comprata un paio di jeans, perché non ce l'avevo più, era da tanto tempo che non compravo un paio di jeans. E quindi ho preso questi jeans qui, molto semplici, hanno un bottoncino. Questo è il tipico colore di jeans che piace a me, un po' scuro ma con tipo un po' di bianco qui davanti, e dietro sono pure normali, così vedete un po' scoloriti al centro. Dei jeans semplicissimi, costavano 19,99 euro, l'ho pagati 14,99 euro. In realtà ne ho preso anche un altro identico a questo ma più scuro, solo che l'ho già indossato, quindi l'ho messo via e vabbè, comunque sono identici, solo che quello è un po' più scuro appunto. Poi adesso vi faccio vedere che cosa mi ha regalato la Befana da Sephora. Allora, l'altro giorno, ieri notte è arrivata la Befana e mi ha portato, allora, questo kit della Siate, e in realtà l'ho accompagnata io la Befana a comprare alcune di queste cose, quindi questo qui l'abbiamo preso insieme, io e la Befana. E questo kit qui di Siate, che stava in offerta al Sephora di Roma Est a soli 10 euro. Non mi ricordo quanto costasse prima, almeno 22 euro comunque, più o meno. E questo qui è carinissimo perché praticamente, non so se l'avete già visto, c'è uno smalto nero, ecco, l'ho anche fatto la manicure l'altro giorno, quindi potete vederla, se me la mette a fuochino, non me la mette, dopo me la metterà. Comunque praticamente è per fare le unghie effetto lavagnetta, cioè uno smalto nero opaco, poi quando si secca fate i vostri disegni con questi quattro pennarelli, che pensavo che non funzionassero, invece funzionano, quindi sono contenta. E poi dopo c'è il top coat trasparente, sempre opacizzante però. Quindi l'altro giorno ho provato a fare qualcosa e mettimelo a fuochino, ecco. No,
Non ce la fa. Ok, non ce la faccio a metterle a fuoco le unghie, comunque ho provato ad utilizzarlo e funziona molto bene, contrariamente ad altri kit, sia tipo quello delle perline che si staccano subito, quello velvet che appena vi lavate le mani si leva il velvet, invece questo qui funziona bene, ce l'ho già da 2 giorni e non mi si è tolto, quindi prima cosa della Befana è stata quella, poi... E seconda cosa che ho scelto io insieme alla Befana è questo lucidalabbra qui di Too Faced, che era della collezione di quest'inverno, tipo dell'estate scorsa, non lo so, e mi piaceva tantissimo questo lucidalabbra già da tanto tempo, e quindi quando ho visto che l'avevano messo a 10 euro, ho chiesto alla Befana se me lo metteva nella calza e lei me l'ha comprato. Adesso non me lo metto perché ho già un lucidalabbra di Essence, comunque è un tipo un fucsia, un po' scuro, con riflessi doratini, molto molto carino. E poi la Befana mi ha regalato altre 3 cose, sempre di Sephora, a sorpresa. E sono queste 3. Allora, la prima è il primer nuovo della Benefit Stay Flawless, che è un primer che dura 15 ore. E niente, è fatto così la scatolina. Ve lo faccio vedere dentro, è fatto così, il tappo è molto carino qua, il packaging è carinissimo ed è uno stick praticamente, ecco qui, sembra un po' colorato ma in realtà quando lo mettete è trasparente, vedete? Ieri l'ho utilizzato sulle guance perché non è che ho bisogno di primer in particolar modo, solamente che quando metto il blush mi piace che si veda bene e mi si toglie abbastanza facilmente, quindi ieri ho utilizzato questo primer qui sulle guance prima di mettere il blush e mi è durato davvero tutto il giorno il blush, c'era la riga proprio così come quando me l'ero appena messo, quindi mi è piaciuto davvero tanto e questo costava intorno ai 35 euro se non sbaglio. Poi un'altra cosa che mi serviva da secoli, infatti grazie a Befana ti adoro, è questo mascarino per le sopracciglia, sempre di Benefit, si chiama Gimme Brow ed è praticamente un mini mascara, piccolo piccolo, lo scovolino è minuscolo, fatto così, ed è un mascara leggermente colorato di marrone. Adesso guardate, lo applico perché ieri l'ho applicato ma poi stamattina non l'ho applicato perché era già nella busta, l'avevo rincartato per farvi il video, quindi adesso me lo metto in diretta così vedete, cioè guardate, in pochissimi secondi non solo le pettina ma siccome è un po' colorato secondo me tipo riempie un po'. Mi piace davvero tanto, riempie un po' i buchini senza appesantire troppo le sopracciglia, ma sembra che ve le siete leggermente truccate, mi piace molto. E questo costava intorno ai 18 euro, credo. Poi l'ultima cosa che mi ha regalato a sorpresa la Befana è stato il blush Rocateur. A fuoco, bravo, il blush Rocateur, e dentro è fatto così come i normali blush Benefit, ha il suo pennellino e il blush l'ho utilizzato ieri, è quello che ho messo sopra il primer e mi è durato tutto il giorno, mi piace tantissimo, guardate quant'è bello, levo la faccia così mette a fuoco il blush, c'è scritto Rock e non potete capire quanto è luminoso, è proprio, è bellissimo, davvero bello. Vabbè, e niente, è bellissimo, mi piace un sacco. Non è uno dei soliti blush che uso io, di quelli fucsia, è leggermente aranciato, un rosa cipria, però ha tutti questi brillantini che mi fanno impazzire. Ok, siamo a 15 minuti, vi faccio vedere l'ultima cosa dei saldi,
da Accessorize ho preso, allora, questi qui li ho presi per mia madre perché le servivano dei guanti nuovi, semplicissimi, grigi con un fiocchettino, e questi, ecco qua, venivano 18,90 e li ho pagati 13,23 euro. Poi, sempre per mia madre, ho preso questa borsa dell'acqua calda e gli si è rotta qualche giorno fa e lei è super freddolosa. Quindi ho visto questa borsa dell'acqua calda che costava 27,90 euro e io l'ho pagata 13,95 euro. E praticamente dentro ha tipo delle palline ed è una borsa dell'acqua calda da mettere nel microonde. Ieri sera l'ho provata e funziona benissimo, quindi ve la posso consigliare, è molto molto carina. Dovete togliere la parte della stoffa di lana, mettere solamente dentro la parte con le palline, insomma, quando poi è calda la tirate fuori, rimettete la copertina e vi scaldate. È proprio carinissima, a forma di buffetto. E poi, ultime cosine che ho preso da Accessorize sono dei pupazzini da attaccare all'albero. Li avevo visti prima che ci fossero i saldi, quando volevo farmi l'albero in camera. Però costavano tipo 5 euro 5,50 l'uno e mi sembrava davvero un po' esagerato, quindi ci sono anche altre due cosine qui dentro, non me le ricordavo, quindi adesso che le hanno messe al 50% costavano su 2,50 euro l'una e le ho comprate anche per utilizzare l'anno prossimo, ma comunque io l'albero lo tengo abbastanza tipo fino a febbraio marzo, quindi me li posso ancora godere. Il primo che ho preso è questo qui. Sono due scoiattolini su un ramo, sono davvero carinissimi. Poi, appunto, costavano tutti intorno ai 2 euro l'uno. Poi un altro che ho preso è questo, è un amore, guardate quanto è carino. Poi ho preso questo cagnolino bassotto che c'ha anche i fiocchetti, c'ha il suo campanellino, è un amore veramente carinissimo. Poi ho preso l'omino di pan di zenzero che ha il suo agrifoglio sul cappellino, i suoi pantaloni a quadretti, è davvero un amore. Poi per ultimo ho preso questo pinguino, carinissimo, tutto sbrilluccicoso, non so se potete vedere, ecco qua, quindi questi qui per il mio albero. Poi ultime due cosine, ho preso queste cuffie che costavano da 18,90 a 9,45, queste cuffiette con la volpina, troppo troppo carine. Ho già le cuffiette con i cupcake, ma non lo so, a 10 euro mi sembravano una bella offerta, quindi ho preso anche quelle, non so se le userò adesso o dopo. Poi ultima cosa che ho preso in offerta, questi costavano 5,50 e l'ho pagati sui 2 euro e qualcosa, questi calzini con i bassotti, sono carinissimi anche questi. E niente, quindi questo qui era il primo round dei saldi e adesso vi faccio un altro video e vi faccio vedere il secondo round. Ciao Gemmine!